Come Madrid e Barcellona in Spagna, da poco meno di 100 giorni anche l'Italia ha due donne alla guida della capitale, Roma, e di quella che noi riteniamo la capitale operaia italiana, cioè Torino. Virginia Raggi ha 37 anni, è un'avvocata e ha un figlio ed è diventata sindaco di Roma, quasi doppiando in consensi, cioè ha preso quasi il doppio dei voti di Roberto Giachetti, il candidato del PD, il partito del Premier Renzi. Chiara Appendino ha 31 anni, è un'economista laureata alla Bocconi, ha una figlia di pochi mesi, anzi ha iniziato la campagna elettorale in gravidanza. E ha avuto quasi 10 punti in più, il 54,5% dei voti del sindaco uscente suo sfidante Piero Fassino, un uomo politico di lungo corso, di lunga esperienza, anche lui del PD. Entrambe sono del Movimento 5 Stelle, il movimento di Grillo. Entrambe sono di certo il segnale di un cambiamento, anche nel modo in cui il ruolo delle donne in politica è stato finora tradizionalmente vissuto in Italia. Quindi le cose cambiano, anzi le cose sono già cambiate. L'elezione delle due sindache, di due giovani donne alla guida di città così importanti, è nettamente, obiettivamente il segnale di un cambiamento. Tanto più importante in un paese in cui 20 anni di governo di Berlusconi ci avevano abituato al casting delle veline in politica. E queste non sono parole mie, ma parole di Veronica Lario, l'ex moglie dell'allora presidente del Consiglio, appunto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Però i cambiamenti non sono irreversibili, cioè i cambiamenti si possono perdere, possono i diritti, in questo caso i diritti di parità acquisiti, possono regredire. Emma Bonino, una leader radicale che in Italia ha segnato proprio lo spartiacque della modernità e dei diritti, lo ripete spesso. Poi ci sono due domande ancora secondo me da porsi, e una è: basta essere donne per dare prova di buona politica? E l'altra, essere donne fa premio anche rispetto agli schieramenti di appartenenza? Ebbene, io non credo che sia così e penso che le due sindache sono chiamate alla prova, a mostrare la loro capacità di amministrare. E per Virginia Raggi, la prima cittadina di Roma in particolare, la prova è particolarmente difficile. Ha davanti una strada accidentata e scoscesa, perché Roma è sotto inchiesta per mafia capitale. Ha davanti due grandi emergenze, quella dei rifiuti e dei trasporti, una giunta molto fragile e il suo movimento politico romano si è mostrato particolarmente litigioso. Infine, ultima ma non meno importante questione, il pregiudizio. Il pregiudizio ha una sua grande consistenza e si muove quasi per forza di inerzia. Quindi rompere il pregiudizio nei confronti, del rapporto tra donne e politica, rendendo il cambiamento diffuso e veramente bene pubblico di tutti, è secondo me estremamente difficile ed è una cosa su cui, lavorare tanto.